ragazzi, volete guardare, vedete piano piano sta salendo la temperatura, guardate. Oh, godo proprio, ragazzi. Guardate qua che ha fatto. Questo sembra il croccante, guarda qua. Sembra la porchetta, sembra. Abbiamo fatto la porchetta col pollo. Oggi ci divertiamo veramente, ci facciamo un bel panino, ma quei panini che lasciate modi, che ti fanno rinascere, ti fanno sta bene proprio. Lo facciamo col pollo, in due versioni. Iniziamo subito con gli ingredienti. E il pane. Qua c'è quello ignorante, d'ercolano. Poi qua abbiamo il pane con la un po' più delicatuccio, capito? Il bun, perché mo si usa così. Poi, aceto, burro, cipolle. E il peperoncino a casa Mariola manca mai. Poi sta meraviglia in persona, la Giovanna dei Capitelli. Poi abbiamo la caciotta d'Urbino di Tre Valli. Poi, guardate qua, mi guardavano e mi dicevano: prendimi. Stamattina alle 7 erano tutti aperti, poi si sono chiusi. I fiori di zucca, due olivette da giasche. Poi abbiamo sovraccosci e hamburger di pollo, la zucca e l'aglio degli amici nostri, aroma terre, e l'olio buono, quello d'Agostino Sommariva, quello delle olive da giasche. Iniziamo con la cosa più lunga. Allora, il panino è fatto di quattro elementi per me. Il pane, che deve essere strabuono. E poi ci deve essere una proteina, che poi sia un pesce, che sia un uovo, che sia una proteina vegetale, qualsiasi cosa, poi ci deve stare. Poi le verdure, come fai senza verdure? Poi ragazzi, non ci andiamo al bagno, quindi dobbiamo mangiare verdure e fanno bene. E una salsa, quello è importante, una salsa, perché così mantiene il panino bello morbido. Una volta pulite le cipolle, incominciate a tagliarle, sottili, invece da mettere la solita maionese, il solito ketchup, magari quello comprato, no? Non manco lo famo noi. Usiamo qualcosa che facciamo in casa, cipollotti freschi rossi. Io ci metto anche la parte verde, perché questa è un dolce, questa si scioglie in bocca. Burro, un pochetto ci vuole, giallo paglierino, vedete, guardate che roba. Cipolle, senza che fatelo solo al burro, buttatele subito dentro. Un pizzico di sale, una girata, guardate che già che colori belli che ci stanno. Poi aggiungiamo subito la zucca, quindi oggi abbiamo zucca e fiori di zucca, che vedo, tutte cucuzze. A questo punto date una bella mescolata e sfruttiamo l'acqua contenuta nelle cipolle, così col sale la tiriamo fuori e si cuociono da sole. Non ricordate più niente voi, eh? L'aglio, che ci ti fa Max con l'aglio? Eccolo, lo devo aggiungere qua dentro, che dà un po' di sprint. Quando vi dimenticate le cose, subito andate nel terrore, tranquilli, serene, avete il tempo che sempre per rimediare. Ad aggiungere si fa sempre in tempo, a togliere, che come fai? Guardate che staglio come figo, è tutta quanta una serie di camicette, come dico io, no? E alla fine ci sono qui, ecco qua, i spicchi di aglio, guardate che bello. Questo staglio lo fanno in Basilicata, si chiama aglio fresco di montagna, lo fanno Angelica e Francesco, due ragazzetti giovani che si sono messi a coltivare l'aglio. Ma quanti di questi giovani si mettono a fare sti lavori? Aiutiamo la gente che ci mette il cuore a fare le cose buone. Aggiungo l'aglio. Qua abbiamo due modi di fare gli hamburger, di farci il panino. Uno, quello più comodo, no? Quello dei comodini, no? Che vanno da macellaio e già hanno l'hamburger di pollo. Guardate il colore di questa carne. Allora, prima di tutto è coscia. Questi sono polli allevati a terra. Vanno liberi per questa azienda che conosco di Roma. So bravissimi, so. Si chiama San Bartolomeo. Guardate la ciccia di che colore è. È scura. Oh, questi camminano e ruspano. Vanno a mangiare dove trovano e poi gli danno anche del mangiare. Però guardate che carne scurissima. Qui ho un sovraccoscio e qui ho il coscio intero e più gli hamburger. Non vi state a confondere. Vi voglio dare due possibilità di fare due panini diversi con gli stessi ingredienti. Poi fate come volete voi. Questa è già disossata, ma una sa disossiamo noi. La pelle, vi raccomando, lasciamola. Oh, guardate che tosto, manco riesco col coltello a tagliarlo, c'è miserio. Chi tocca il pollo a casa lo fa, si rendete conto di quello che sto dicendo. Guardate la carne, non si riesce a staccare. Quando comprate il pollo con la che costa 5 euro al chilo, il petto 10 euro, vi se leva da solo la carne. Lo guardate e fa così, la carne se ne va via dall'osso. Ok, qua abbiamo un pollo che ha camminato, che si è divertito, e quando lo mangiate quello vi trasmette tanta felicità. Ok, così
zacchete. Se volete fare i sovraccosci vi consiglio di fare questa cosa. Aggiungete un po' di sale, così già li insaporite. Aggiungete un po' di pepe, così. Le erbette sono come i gusti, sulle femmine o sui maschi. Metteteci quello che vi piace a voi. Io non metto bocca, vi piace bella formosa, vi piace secca secca, fate come cavolo a voi. Potete metterci il timo, volete metterci il rosmarino, mettete quello che volete voi. Io ci metto il timo, fresco. Poi se volete mettere il rosmarino, salvia, quello che volete voi, fate come vi pare. Lo spicchietto d'aglio, ecco quello, taglio a metà, così profuma bene. Un goccetto d'olio, così. E poi date una massaggiata, fate penetrare sti profumi dentro la carne, è un piacere toccare la roba buona, ragazzi. Non ve zozzate mai, ne ve profumate così. Qui abbiamo usato il pollo, quindi fate così, giratelo, se non volete cambiare il tagliere, e così ci avrete il tagliere pulito, per evitare le solite cose che diciamo sempre, no? La salmonella, se caso dovesse contenere, avere la salmonella, quel pollo non l'attacchiamo alle altre cose che andiamo a tagliare. Guardate che colori, guardate che colori, vedete? Da solo, non ho aggiunto acqua. Allora, se deve un po' anche, come diciamo a Roma, sfragnare la zucca, capito? Ok, disfare in italiano, sfragnare romano. Zucchero, questo è pure intostato, un cucchiaino proprio, guarda, così, vai. Poi un goccino d'aceto, guarda, vino bianco, senza roba esagerata, cose semplici. Lo zucchero andateci piano, perché sono quelle cose che poi ci ingrassano, noi non vogliamo ingrassare, noi vogliamo star bene, noi vogliamo essere pollo ruspante, tosto, tonico e contento. Dopo 10 minuti di cottura aggiungete anche il peperoncino. Allora, fate finta che sono passati all'incirca 2 ore, ma vi dirò di più. Se lo mettete in saporì la sera prima è ancora più buono. Adesso, dopo quindi circa un'oretta, voi lo mettete a cuocere, qua, così. Prima dalla pelle. Metteteci le erbette sopra, l'aglietto sopra, guardate che bello, già è bello così sto pollo. Intanto metto anche a scaldare il pane, questo è un pane che ha 4 giorni, quindi lo scaldo intero e poi lo vado a tagliare come voglio io. Perché ho messo i sovraccosci? I sovraccosci vorrà più tempo degli hamburger, quindi quando girerò i sovraccosci cuocerò anche gli hamburger. Questo è il pane torcolano, ragazzi, è un pane che io adoro e poi è un pane campano, è buono. Oh, non potete capire che profumo, sto tipo su sto pollo. Vediamo un po' se è pronta la zucca, guardate come va. Questo significa sfragnare, ecco qua. Ci aggiungiamo 2 levette di taggiasche. Eccole qua. Giratina, spengo il fuoco. Questa è una caciotta giusta. Ci avete presente la caciotta per tutti i giorni? Questa è la caciotta per tutti i giorni, in formaggio semi-stagionata, pasta morle. Quindi è perfetta per farlo sciogliere. È fatto con latte e ovino, però non è... è pungente, forte, è delicato. Mo magno, aspetta, mo dico che si sente. Mi dice, stai a parlare senza detto la magnata, come fai a dirlo? Perché la conosco, l'ho magnata già. Dolce, ho sempre alla fine un tocco proprio di acidità. Poca. È un formaggio versatile che lo potete usare sia crudo che a cotto. E poi è anche una DOP. La fanno nella provincia di Pesaro e d'Urbino. Ecco qui. Oh, ma non sapevo che cazzo. Ecco qua. Oh, eccolo qua, finalmente a casa. Ci sta. C'è un bicchiere di ghiacciata. E qua è come piace a me, aprirla. Ecco qua. Questa è Bianca Lancia. È una blanche di birra, come tipologia. È sempre di birra Flea. Questa, ragazzi, va giù, che è una meraviglia. Da sola, perché sono 5 gradi, una birra non impegnativa. La puoi bere durante tutto il giorno, quindi tutto il giorno puoi bere. Ti metti la cannuccetta e bevi. Buonissima. Ragazzi, volete guardare, vedete piano piano sta salendo la temperatura, guardate. Godo proprio, ragazzi, guardate qua che ha fatto
Questo sembra il croccante, guarda qua. Sembra la porchetta, sembra. La porchetta, abbiamo fatto la porchetta col pollo. Questo lo scaldiamo bene bene. Ah, così. Se il pane è buono, è sempre buono. Pure da vecchio, che poi diventava ingrattato. È sempre buono. Anche se comprate gli hamburger, però non vi fate petto di pollo, non fate i sciocchini, perché è tutto asciutto, che ve ne mangiate la stoppa. Invece, le fate fare tutti sovraccosce e cosce, come ho fatto io. Lo ungiamo bene bene, levategli la plastica, mi raccomando, levategli la plastica. E poi guardate, zacchete. Ecco qua. E poi ragazzi, la coscia è più buona del petto, no? Ormai quando dimo Giovanna, non è Giovanna coscia lunga, è Giovanna dei capitelli, sta pancetta, fatta da due pancette che vengono prima insaporite con le erbe massaggiate e poi vengono legate insieme, così cucite a mano e poi vengono cotte per tre volte. Lo sapete che succede? Che danno pure una leggera affumicatura, di quelle gradevoli, che non dà fastidio, perché è vera. Guardate. Lo aspettavo. Da non cuocere assolutamente, questa la dovete mettere all'ultimo momento. Non fate i mattarelli che vi mettete a fare la matriciana con questa. Questa è per dare il tocco finale, per far impazzire la gente. Guarda qua che spettacolo. Ah, prendo tutto qua. Ecco qua. Ma che c'è di meglio? Forse un'altra cosa e basta. Che avremo marito, te passino. Ecco qua. Bello, vedete qua la crosticina dove fargli fa? Così. Un po' di sale che non ce l'abbiamo messo. Fiori di zucca qua, che escono pure un po' fuori. Così. Così. Guardate, tira fuori niente di acqua. La caciotta turbino. La stessa cosa facciamo su questo qua. Io ci lascio pure l'aglio a questo. Non mi frega niente, vai. Chi non mangia l'aglio non è dei nostri. Poi tolgo il pane, che è bello caldo. E adesso ragazzi, chiudiamo. 3 minuti proprio. Questo è un bun, vi racconto un po' la storia, che me l'ha mandato un ragazzo che è carinissimo. È uno di voi che mi segue e l'ha fatto lui a casa. Si chiama Enrico Corona. E lui non fa sto lavoro di far panettiere, fa un altro lavoro, tutt'altro lavoro lavora, vabbè, non lo dico, è l'ingegnere addirittura, e mi ha fatto sto bun, guardate che bello, me l'ha mandato da Bologna, profumatissimo, gli diamo appena appena scaldata, solo dalla parte interna, per fare una cosa proprio da zozzi, eccola qua, la faccio vedere, però tenetelo per voi, non lo dite a nessuno, ecco qua, e questo è spento, sta griglia, quindi si riscalderà lentamente e il burro andrà proprio dentro a insaporirlo bene. Poi quando si è sciolto lo giriamo e così diventa proprio fragrante, burroso. È un pane un po' da ruffianello, dai. Senti un po', l'ho proprio riattivato questo. Poi facciamo come i napoletani, questo è un cucuzziello, visto che fanno loro, che il curetto del pane lo franciscono tutto. Bruciano pure, fuma, guarda qua, guarda come fuma. Lo devo svuotare bene. Ah, faccio così, lo taglio, va. Non ce la faccio a svuotarlo. Ah, così. Saporito, buono. Questo è uno. Ah, questo è due. Ah, guardate qua. Uno. Due. Poi il pollo. Eccolo qua. Ah. Scaloppiamo, così. Scaloppare è questo taglio, diciamo, obliquo. Guardate come è cotto sto pollo. E vedete qua, umido, umido. Non è rinseccolito, ok? È umido. Sto mettendo la zucca col cipollotto e peperoncino e olive. Che è così. Con tutte le erbette, con tutto l'aglio. Magnate tutto, che fa tutto bene. Poi fiori di zucca, già puliti, già lavati, non vi state a preoccupare. Così. Ah, poi, che fai l'olio, non ce lo metti?
Questo è quello cafoncello, no? Per maschietti. Poi, il secondo, quello un po' più delicato. Vedo che quel giorno che volete fare un po' più gli eleganti, no? L'hamburger. Eccolo qua. Dato che sono piccoli questi hamburger, io ci metto un'altra metà. Guardate dentro com'è. Che fai? Ne metti uno e mezzo, no? Così. Yeah. Eccolo qua. La Giovanna, una bella fetta. Questa con il cibo caldo è perfetta perché si riscalda, si esaltano i profumi, i sapori. Un altro pezzetto, non si stava a far guardare. E questo è quello più delicato. Dicevo pure qua, Giovanna, tiè, vai e vai. Ragazzi, che vi devo dire? Mo' assaggio. Aspettate. Ecco qua. Assaggiamo adesso l'hamburger, tiè. La Giovanna, che fai? Tiè. Questo può mangiare pure una fetta di pane solamente, eh? Ragazzi, mi si girano gli occhi. Ci avete sentito i cronisti quelli brasiliani quando il Brasile segnava la nazionale? Così. Quando i prodotti sono buoni e di qualità, non ci vuole niente a cucinare. Date retta a me. La salute è la nostra. Ah.